Ciao a tutti, intanto mi presento, mi chiamo Giulia Greco, sono nata da Cireale in provincia di Catania e mi sono appena laureata in Ingegneria Fisica, laurea triennale al Politecnico di Torino. Adesso sto per iniziare un nuovo corso di laurea magistrale in nanotecnologie, sempre al Politecnico di Torino. Innanzitutto ci tengo a dirvi che per me è davvero un onore far parte del progetto Coding Girl, sono molto contenta. E soprattutto perché ho questa occasione per raccontare la mia storia, la mia esperienza, la mia vita universitaria e spero che questo possa essere gradevole per voi o che possa interessarvi in qualche modo. Quando ero al liceo per me è stato difficile scegliere quale percorso di studi intraprendere dopo il diploma di maturità, questo perché non ero capace di capire quale potesse essere la mia più grande passione. Diciamo che mi piacevano in egual modo un po' tutte le materie che studiavo. Quando qualcuno mi chiedeva cosa volessi fare da grande, quale potesse essere il mio futuro, come mi vedessi nel futuro, avevo un'idea un po' stramba, quasi utopistica. Volevo fare la scienziata e conoscere la scienza senza addentrarmi, in una disciplina particolare. Infatti credevo di voler studiare la matematica, ma anche la fisica, la biologia, la chimica, delle scienze applicate come elettronica, informatica o altre scienze applicate. Poi in realtà mi piacevano anche le materie umanistiche, mi piaceva la letteratura, l'idea di poter raccontare delle storie, cercare dei significati per le parole, conoscere quante più parole possibile. Diciamo che mi incuriosivano soprattutto quelle parole provenienti dal mondo scientifico moderno che, sentite per la prima volta, sono davvero difficili da comprendere. Proprio perché così particolari mi incuriosivano. Parole, termini come biotecnologie o linguaggi di programmazione, intelligenza artificiale o rivoluzione tecnologica, poi tanti acronimi o termini prestati dall'inglese. Allora mi sono lasciata guidare da questa curiosità e questo è il consiglio che io vorrei darvi, di seguire ciò che vi incuriosisce quando avrete una scelta da compiere, seguire proprio questa curiosità, perché so che può sembrare un po', diciamo pauroso, intraprendere una strada che non conosciamo, perché se qualcosa ci incuriosisce è qualcosa che ancora non conosciamo abbastanza o non conosciamo affatto. Però io sono convinta che il percorso che farete per arrivare, partire da una semplice curiosità e arrivare alla conoscenza di quella cosa che vi incuriosiva, sarebbe un percorso davvero stupendo da compiere, perché sarebbe un percorso guidato dalla passione, dall'interesse verso ciò che vi circonda e verrebbe alimentato da quella sensazione di stupore che è indispensabile proprio anche per il nostro corpo, per la nostra mente. È proprio questa parola stupore che mi piace da se sentire e che mi piace provare. Lo stupore, e quindi vorrei raccontarvi qualcosa che nel mio percorso di studi mi ha stupita e spero di stupire anche voi. Ed è per questo che vorrei parlarvi della biomimetica. La parola biomimetica è stata coniata da Otto Schmidt, un ingegnere inventore, studioso di fisica e biologia. È una parola che deriva dal greco bios, che significa vita, e mimesis, che significa imitare, per cui biomimetica vuol dire imitare la vita o imitare la natura. Esiste una frase di Albert Einstein che secondo me spiega bene questo concetto, il concetto di Schmidt. La frase afferma che ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già inventata. Ecco. Gli uomini e le donne si sono sem da sempre lasciati ispirare dalla natura per creare nuovi strumenti, nuovi materiali, dispositivi, meccanismi, algoritmi. E quindi questa biomimetica è un approccio osservativo e poi imitativo nei confronti della natura, molto utilizzato nel mondo, moderno delle scienze e delle tecnologie. Diciamo che però rimane la consapevolezza che la fantasia dell'uomo non può mai eguagliare la fantasia avuta da
madre natura o comunque da quella fantasia che hanno gli atomi quando si uniscono tra di loro per creare delle molecole che a loro volta creano delle strutture sempre più complesse che vanno a formare poi degli organismi e dei sistemi interi. Ecco, questa visione può sembrare un po' filosofica o mistica, ma in realtà nel mondo delle nanotecnologie è una realtà che possiede anche un approccio rigoroso. Per spiegarvelo vi racconto un po' cosa sono le nanotecnologie. Quando avete studiato le varie grandezze fisiche, sapete che ogni grandezza ha bisogno di un'unità di misura per poter essere espressa. La lunghezza viene espressa attraverso il metro. Esistono dei multipli e dei sottomultipli dell'unità di misura metro. Se vogliamo indagare il mondo microscopico, utilizziamo i sottomultipli del metro, per cui possiamo avere i millimetri, che sono millesimi di metro, i micrometri o micron, che sono milionesimi di metro, i nanometri, che sono miliardesimi di metro, poi abbiamo anche altri sottomultipli, ma diciamo che nelle nanotecnologie, che sono quell'insieme di conoscenze fisiche, ma che in realtà sono anche delle conoscenze chimiche applicabili un po' in tutti gli ambiti, nel settore automobilistico, aerospaziale, medico, biomedicale o elettronico, ottico o diciamo nella parte hardware dell'informatica, un po' applicabili in tutti gli ambiti, e che utilizza però le conoscenze e la manipolazione della materia in scala atomica o molecolare, per cui utilizzando delle strutture che sono misurabili in micron o nanometri. Per farvi un po' un'idea, se vi chiedo di pensare a una delle cose più sottili che abbiamo sotto i nostri occhi, potrete pensare a un capello. Ecco, un capello misura tra i 60 e i 100 micron. Quindi un dispositivo nanotecnologico può essere misurato o messo a confronto con una frazione di capello o al massimo 5, 6, una decina di capelli. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è davvero difficile da vedere ad occhio nudo. E qui entra in gioco il ruolo che può avere la biomimetica nelle nanotecnologie. Diciamo che il mondo che ci circonda è un mondo macro, ma è anche un mondo micro, che è proprio quel mondo difficile da vedere ad occhio nudo, da sentire al tatto, alla vista. Però è un mondo molto importante e ben collegato al mondo macroscopico. Osservare la natura può spiegare proprio il collegamento che c'è tra il mondo micro e il mondo macro, che non è un collegamento lineare. O meglio, le strutture microscopiche non sono uguali alle strutture che possiamo vedere macroscopiche un po' rimpicciolite. Assolutamente. Pensate che esistono materiali che se modellati in un certo modo e con delle certe misure possiedono determinate proprietà. Se invece vengono rimpiccioliti e se vengono modellati con delle altre geometrie, riescono ad ottenere delle proprietà esattamente opposte. Quindi è un mondo che deve essere indagato, ancora scoperto, e osservare la natura è il punto di partenza. Volevo farvi un esempio di nanotecnologia ispirata alla natura, quindi biomimetica, raccontandovi della ricerca su dei materiali che possono essere autopulenti e sono materiali ispirati a determinate piante acquatiche, in particolare l'erba pesce gigante o Salvinia molesta, che è una felce acquatica che vive nei fiumi, laghi o in paludi, quindi luoghi umidi, fangosi, ma che riesce a mantenere sempre le proprie foglie pulite e asciutte.
cui questa determinata proprietà viene detta nel mondo della biologia effetto loto, perché proprio è la capacità di mantenere le goccioline d'acqua quasi intatte sulle proprie foglie in modo da non essere assorbite ma da scivolare giù. L'idea di copiare questa capacità che hanno le foglie di felce acquatica per applicarla in materiali utilizzati per degli oggetti comuni è un approccio biomimetico. Quindi ciò che voglio presentarvi è proprio questo metodo di studio dell'erba pesce gigante al fine di riprodurre l'effetto loto. La foglia viene osservata al microscopio. Osservandola al microscopio ci si accorge che è ricoperta di una peluria. Questa peluria però è formata da dei peletti che non sono di forma classica tubolare appuntita, come ci potremmo immaginare. Osservando bene al microscopio ci si accorge che questi peletti hanno una geometria formata da un gambo verticale, sottile, di forma tubolare e poi da una testa. Questa testa è di forma sferica, circolare, quindi il gambo insieme alla testa somiglia un po' a uno sbattitore, uno sbattiuova da cucina, le fruste sbattiuova. Che cosa succede quindi? Tutte queste fruste messe una accanto all'altra separano la gocciolina che rimane bella, intatta, integra sopra le teste dalla superficie della foglia che invece si trova sotto i gambi e all'altezza dei gambi si intrappola un vero strato d'aria, tipo una bolla d'aria, non di acqua. Quindi l'acqua viene separata dalla superficie da questo strato d'aria. Per studiare proprio questa capacità, in laboratorio si cerca di riprodurre la stessa struttura. Quindi si osserva prima la forma di gambo e testa e poi si cerca di riprodurre con dei dispositivi di nanofabbricazione. Quindi al computer si crea un progetto e tramite delle determinati stampanti 3D o comunque vari dispositivi di nanofabbricazione, come vi dicevo, si ricrea la stessa struttura con varie misure diverse. Magari si provano gambi più alti, teste più piccole, teste più grandi e si cerca di indagare quella proprietà, la superidrofobicità, quindi le capacità autopulenti, al variare di queste misure. Così si inizia a capire quale può essere la misura e la geometria più adatta a ricreare la stessa proprietà. Si ricrea la stessa proprietà che possiedono le piante, quindi questa capacità di rimanere puliti, asciutti, tenendo sopra queste teste una gocciolina bella, intatta, che scivola via facilmente. E per farlo si utilizza proprio la riduzione in scala. La riduzione in scala di materiali che possono essere anche materiali idrofili. Mi spiego meglio. Un materiale idrofilo, quindi che assorbe per natura l'acqua, se viene modellato con quella geometria e con una scala rimpicciolita, diventa una superficie idrofoba, quindi un materiale che trattiene l'acqua diventa una superficie che rigetta l'acqua, che non assorbe più l'acqua. Quindi, manipolando in scala submicrometrica o micrometrica la materia, possiamo donare una proprietà che in un'altra scala quel materiale non possiede. Questo era un po' in un certo senso quello che volevo spiegarvi di questa relazione non lineare tra il mondo micro e il mondo macro. Nella nanotecnologia è una cosa che si fa di continuo. Diciamo quindi che un ingegnere specializzato in nanotecnologie può lavorare in ambiti di ricerca e di progettazione di queste microstrutture con tutti gli apparati di caratterizzazione dei materiali che possono servire, ma microscopi a tecnologie avanzate. Varie tecniche di micro e nanofabbricazione, e tutto sempre in continua evoluzione con i vari ambiti in cui viene applicata la nanotecnologia. Quindi questa figura è sempre in contatto con le varie applicazioni tecnologiche e quindi vari settori e vari ingegneri specializzati in discipline più specifiche. Da questo punto di vista, quindi, vi dico che sono felice perché
Non sono una scienziata, come dicevo, però spero, studiando, di potermi interfacciare tramite le mie conoscenze con tanti ambiti del sapere scientifico. Quindi sono felice della mia scelta e sono felice di avervi raccontato la mia esperienza e spero di rivederci presto, magari dal vivo. Ciao!